ma che ce la riveli. Antonino Sala. Grazie dell'introduzione che non credo di meritare. Volevo fare 6-7 interventi in questa occasione e poi scopro che non sono 6-7 ma si raddoppiano, si moltiplicano, diventano uno sopra l'altro come dei layer dei nostri pensieri. E cerchiamo di enumerarli e poi scopro di ritornare su questo numero con cui Jay lavora spesso, 7 punti, volevo trasmettere, ma poi ho ricordato una cosa che in una circostanza mi disse: no, non sono 6 questi punti, non sono 4, sono 4 e mezzo. E in mezzo la cosa veramente importante. E allora, trasmettendovi il poco tempo che abbiamo, alcune di queste, diciamo, riflessioni su Zelli, vi voglio dire che dei punti che toccherò e che alcuni sono già enumerati in questo abstract, la cosa che è veramente più importante è quel mezzo che vorrei comunicare alla fine, se ci riuscirò. Cioè il momento, diciamo, in cui il pensiero si forma in maniera dinamica, in maniera non finita, in maniera coraggiosa, in maniera aperta, che sono dei grandi valori di Zelli. Allora, alcuni di questi punti, ovviamente non ve li trasmetterò tutti, però mi sembra anche giusto seguire un attimo alcune delle cose che ho detto anche per scrittore l'abstract che voi avete, quindi alcune delle cose che voi vi aspettate che io vi dica. Allora, secondo me il centro veramente del ragionamento di Zelli e della presenza di Zelli, come l'ho capito io, è questa frase che una grande istituzione internazionale ha usato parlando di Zelli, quando ha detto: appassionato e tenace assertore dell'integrazione tra valori democratici e concezioni architettoniche, egli ha rivelato come gli edifici riflettano l'animo di una società. Questo è l'innesto individuato dall'Associazione degli Architetti Americani quando alla metà degli anni 80 gli ha dato il suo fellowship. Il rapporto tra concezione politica, tra battaglia politica, avanzamento civile e presenza dell'architettura, e la capacità dell'architettura di essere cartina al tornasole del livello di civiltà della società, è un nesso, a mio avviso, imprescindibile per capire la maniera di Zelli di pensare. Le molteplici iniziative culturali, l'opera di studioso ma anche di fondatore, la natura di un terreno in cui far emergere nuove angolature critiche, sono radicate nella visione di Zelli, una visione di Zelli che ha come i suoi due grandi maestri, Franco Levi e Carlo Rosselli, come in questi personaggi è sempre mossa da pochi fondamentali principi. È possibile veramente vedere Zelli come spinto da queste grandi leve del ragionamento del proprio essere, che sono leve che si formano in anni cruciali della sua esistenza e che come da allora in poi lo muoveranno sempre in maniera molto, molto forte e molto coerente. Quali sono questi principi? Il primo, assolutamente fondamentale, che in realtà riprende con tutti gli altri, talmente forte, è quello che è della rivendicazione assoluta della libertà dell'individuo. E insieme a questa fortissima rivendicazione di libertà vi è fortissimo in Zelli il senso della responsabilità personale, il senso della responsabilità individuale. Un secondo principio fondamentale senza il quale non si capisce la sua azione è questa forte azione di sprovincializzazione della nostra cultura, della cultura italiana. Operazione che l'ha visto infaticabile infaticabile comunque. La terza caratteristica fondamentale, secondo me, il terzo principio attraverso cui si può sentire Zelli è la fiera rivendicazione della differenza tra la sua generazione di architetti, ma anche di uomini politici, di intellettuali, rispetto alla generazione precedente, alla generazione fortemente invischiata nelle pastorie accademico-politiche del periodo
differenze. Un altro aspetto è una visione che io chiamerei eticamente funzionalista dell'architettura, che vede proprio l'architettura come originata da un concetto spaziale, ma questo concetto spaziale è un concetto fortemente radicato nella realtà del vivere, nella realtà delle nostre azioni quotidiane e delle nostre bisogni quotidiani. È una concezione eticamente funzionalista, il concetto spaziale di sé riparte da questo, e non a caso delle sue sette invarianti, la prima è quella su cui mai in alcun caso potrà transigere, ed è quella dell'elenco delle funzioni, quella dell'aderenza dell'architettura a questo bisogno. E d'altronde, come abbiamo detto all'inizio, non ci sarebbe altrimenti comprensione della sua funzione assoluta di Zeni in visioni politiche, in visioni, diciamo, civili, sociali, architettoniche e spaziali. L'organismo è fortemente unitario. E poi c'è un altro concetto molto importante, è quello dell'identità che esiste in Zeni ed è fortissima e che ci ha trasmesso a tutti quanti hanno avuto la fortuna di stare vicino, ma anche non vicino fisicamente, perché Zeni, come vediamo oggi, è vivissimo in mezzo a noi, è vivissimo attraverso il suo lavoro, il suo pensiero, ed è questa identità tra critica e storia. L'una e l'altra non sono mai in alcun modo divisibili. La critica, cioè l'azione quotidiana, è sempre storica, perché è sempre lanciata in un'idea di futuro, che per Zeni è fondamentale, e la storia non può non essere critica. La storia, il guardare il passato, è fatto con un occhio fortemente critico. Secondo me, Sandra Montoni ha titolato molto bene questo libro, Una vita di scelte. Il momento della scelta è un momento fondamentale, un momento di responsabilità individuale, è un momento di comprendere il proprio sistema di valori. È il momento in cui proiettare la scelta nel futuro e nel passato contemporaneamente. Quindi l'identità tra critica e storia è un altro aspetto assolutamente fondamentale di Zeni. E infine, e questo era quello che originariamente pensavo, ma non so quando ne parleremo, e questa idea del comunicare l'architettura, questa forte capacità incredibile, quasi sovrumana, di capacità di far sentire l'architettura, di trasmettercela fin dentro le sue stesse fibre e trasmettercela in tutti i modi. Con la parola, con la scrittura, con le immagini e anche con i mezzi di comunicazione di massa, dalla televisione, alla radio, ai tascati, alle riviste settimanali, ai lanci di una collana di libri economici, che come sapete ha due edizioni, una ancora in corso, eccetera. Questi sono alcuni punti. E non sono altro che un indice delle cose che volevo dire. E quindi sarebbe bello avere il tempo e anche la pazienza da parte vostra, che forse non c'è, di poter seguire alcuni di questi altri messi. Ne vorrei soltanto parlare di uno. Io sono fortemente tentato di usare due modi di essere. Il primo è quello che proprio Zeni faceva in circostanze così pubbliche, cioè quello di leggere nei confronti di un grande rispetto per l'uditorio. Quindi io ho scritto delle cose, ho scritto molte cose, ho scritto troppe cose, che vorrei leggervi, proprio in questo senso di rispetto all'uditorio. E dall'altra invece un grande desiderio da parte mia di trasmettere in maniera viva, in maniera sentita, la presenza di questo intellettuale, presenza che è tuttora viva e dinamica, che è una serie appunto di sue forze. Quindi mescolo le due cose.